Signore e signori, benvenuti. Un grande saluto da parte di Salvatore Zito al pubblico di Galleria Roma, ma soprattutto al pubblico di un luogo dove si avvicendano eventi d'arte, eventi culturali. E un altro saluto particolare, ancora molto particolare, ovviamente alla protagonista di questa serata, che è Angela Floridia, alla quale chiedo perdono per non essere di persona presente, ma con grande impiego di mezzi e di tecnologia siamo riusciti a produrre questo piccolo filmato che si sostituisce alla presenza fisica, spero sia ugualmente gradito. La mostra di Angela Floridia mi è piaciuta intitolarla Note policrome. Note policrome perché i quadri di Angela fanno pensare alla musica, alla partitura musicale, a quel rincorrersi grafico di segni sugli spartiti, che negli spartiti delle tele di Angela diventano colori, grafica, che si muove esattamente come in uno spartito musicale, con un movimento a volte allegretto, a volte andante, a volte ritmato e ben scandito dai colori che Angela muove dal suo universo interiore. Lei adopera dei simboli e la simbologia è molto importante in ciò che lei raffigura. E sono simboli che non casualmente troviamo sulle sue tele. Sono dei simboli che provengono dalla sua esperienza, innanzitutto di vita e poi la sua esperienza di artista. Grafica, simboli, spazio, forme, riferimenti al reale, ma anche riferimenti surreali. Anche un modo di esprimersi in maniera surreale, a volte un surreale che diventa astratto e che per questo intriga maggiormente, perché provoca la curiosità dell'osservatore. Osservatore che è catturato dalla vivacità dei suoi colori e dalla vivacità di espressione che l'artista adopera cimentandosi con i pennelli, con l'acrilico, una scelta fondamentale, e poi con la luce affidata alle vernici sovrapposte all'acrilico per far brillare ancora di più ciò che lei intende dire nelle sue opere. Parlare di Angela per me è parlare di un artista che ammiro. Ammiro perché in lei ritrovo una parte del mio mondo legato a ciò che di più bello ho visto nella mia vita. Chi di noi non è mai stato catturato dalle opere di Chagall? E in Angela troviamo dei pezzetti di Chagall. O dalle opere di Kandinsky, che con i suoi colori cattura l'attenzione del suo pubblico. E in Angela troviamo l'uso del colore. E come diceva Kandinsky, appunto, Angela attraverso il colore riesce a muovere i martelletti dell'anima, cioè quelle sensazioni, quelle emozioni che devono essere percepite quando un'opera costituisce il punctum del bello, il punctum che viene riconosciuto, cioè oltre all'attenzione un'opera piace per un motivo inspiegabile. Non è semplicemente un'opera bella, ma è un'opera interessante. E tutto questo in Angela lo possiamo senz'altro ritrovare. Ma oltre a questo, quello che è interessante dire dei lavori di Angela è che si compongono, come poco fa accennavo, in una grafica
che possiamo assimilare appunto a una partitura musicale, perché la spazialità delle forme all'interno dei suoi lavori si muove con un lavoro di tessere di mosaico, colorate e composte nella grafica essenziale ma ricca allo stesso tempo del segno della pittrice. Tutto questo è un modo, uno stile, una completezza che l'artista mostra di sé nell'excursus che questa sera possiamo ammirare qui a Galleria Roma. Un excursus di opere che costituiscono e riempiono il lungo periodo di assenza dagli spazi espositivi di Angela, un periodo lungo durante il quale Angela ha concentrato la sua attenzione sul modo di divenire, sul modo di essere per ciò che voleva fermamente divenire, lasciando questi segnali fermi, questi segnali magici del suo lavoro sulle sue tele. E adesso noi possiamo ammirare questa sera il frutto di tanti anni di assenza, ciò che è stato possibile raccogliere da parte del suo pubblico. Io ringrazio Angela e ringrazio tutti quanti voi per essere qui tra gli amici di Galleria Roma per la mostra di Angela Floridia. La mia soddisfazione nel poter sempre presentare e salutare artisti di rilievo, artisti che significano qualcosa per l'arte siracusana, e poter salutare anche un pubblico che segue questi artisti, che non li lascia da soli per la loro strada. Un affettuoso saluto a tutti quanti da parte di Salvatore Zito, e un saluto particolare ad Angela Floridia, augurandole che questa mostra possa avere e possa riscuotere il meritato successo.